Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Vai Radio TV pure sopra Facebook di Giardatano. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, bentornati a Giardatano. Allora, ciao Silvia, buongiorno. Buongiorno, ciao Puglia, ciao Basilicata. Ciao Titti, ciao Fedes e ciao alla Dilalla che ci sta seguendo come sempre dall'altra parte dello studio. Allora, oggi giovedì 7 luglio 2022 abbiamo pensato insieme a Silvia di dedicare così questa puntata a un tema straordinario che ci ha accompagnato negli anni e ci accompagna tuttora. Quindi è un tema che unisce due mondi, no, due Renato? Mondi, certo. Perché noi parliamo sempre al Giardatano, spesso e volentieri, con riferimenti anche legati alla nostra terra, di cinema, di musica, no? Quindi cinema e musica, infatti, è un tema che unisce cinema e musica. Fondamentali, ovvero, sì, l'una per l'altra. Ovvero la colonna sonora. Facciamo un applauso a tutti quelli che amano le colonne sonore. Anzi, no, pensavo a tutti quelli che si chiamano colonna sonora. Ecco. Vabbè, colonna a bar ce ne stanno assai, un po' come Binetti e la Vopa. Però chiediamo ai nostri amici da casa, sì, ovviamente. Le domande. Qual è la vostra colonna sonora preferita? Se poteste avere una colonna sonora per della vostra vita, quale sarebbe? Che non... ne so, la colonna sonora di Pierino o dello Squalo. O... La tua quale sarebbe, Renato? La mia, sarebbe quella di C'era una volta in America. Sì? Quella sì. Ti piace? Vabbè, straordinario. Vabbè, ma ne parleremo praticamente. Con un amico musicista. Compositore, attore anche. Posso dire anche quant'altro che ti piace? No, tanto. Non lo dire che mi deve essere post-home che questa parolina. Con un artista tutto tondo. È un amico, innanzitutto, perché ci conosciamo da 40 1962. Anzi, 7, che è il nostro numero preferito. Signore e signori, Antonio Tuzza. Ciao! Eccolo qua. Oh, buongiorno. Ciao. Come stai, Antonio? Bene, grazie. Che mi ha portato oggi una cosa, una bibita. Vabbè, lui non sa. Fare pubblicità. No, faccio solo vedere che è gialla. Ma non giallo, non giallo quello panierino. Che avete pensato. È una cedrata. Non si dice di che marca, va bene. Anche perché dalla bottiglia tutti hanno capito qual è. Allora, Antonio, come stai innanzitutto? Bene, molto bene. Insomma, un po' sfatto dal caldo, no, però vabbè, quello riguarda tutti, quindi... Insopportabile. Tutto bene. Vabbè, ma voi come vi conoscete, no? Prima di entrare... Perché noi, Antonio, l'abbiamo visto anche in alcune precedenti edizioni del Giardatano, quando avevamo la possibilità, pre-Covid, anche di divertirci un po' con delle formazioni. Dai, vi ho dato l'assist. Allora, noi ci conosciamo ormai da una... Quando Anto? Renato, tu non avevi 18 anni, quindi fatti due conti, saranno... Sono 35. No, 30. Ok, va bene, cioè, 30. Come a Silvfash. Sono 30 anni che noi ci conosciamo e noi siamo stati quelli che hanno dato l'inizio a una delle primissime tribute band dei Beatles qui a Bari, ovvero i Quarrymen, che inizialmente si chiamavano Figli di Gilla, perché allora c'è da dire che questo gruppo, questo quintetto, cominciò a suonare brani scritti da Antonio Tuzza, quindi pezzi inediti. E allora passiamo la parola ad Antonio. Vai Antonio. Senti, non mi aspettavo. Nel frattempo facciamo un brindisi con la cedrata. Cin cin a voi. La smetti di fare la pubblicità? Grazie. Ehi, cedrato, non ho detto il nome della marca. E continua. Vai Antonio, vai. No, non mi aspettavo questa domanda, mi hai preso totalmente in contropiede. Alla sprovvista. E diciamo che prima delle cover, delle colonne sonore, diciamo l'impulso è stato quello di scrivere brani originali in italiano. E quindi chi erano gli amici? Quelli con cui suonavo i Beatles. E quindi diciamo il primo step è stato quello di portare a loro le mie canzoni. E devo dire che
è stata una grande palestra, perché quando, come dire, devi apportare le tue idee a un brano originale, che fosse Renato o gli altri, il tuo brano si arricchisce, quindi si cresce molto, molto velocemente con i brani originali. Ma si cresce molto anche con le cover, devo dire. Infatti, diciamo, se mi permetti, uno dei miei modi per, diciamo, elogiare i Quarrymen è quello di dire che con i Quarrymen io ho imparato quanto può essere creativa anche una tribute band. Cioè, nonostante le parti sembra siano quelle, in realtà poi Renato, che è cresciuto ascoltando non solo Ringo Starr, ma anche Stuart Copeland, poi era difficile costringerlo a fare solo le parti di Ringo Starr, o Simone solo le parti di George Harrison, quando è cresciuto con in testa anche Jimi Hendrix. E quindi, diciamo, anche all'interno dei paletti Quarrymen Beatles, diciamo, una buona quota, non completamente reinterpretato. Allora, giusto? Noi abbiamo intuito la logica di quei brani e l'intenzione all'interno di quei paletti. Non abbiamo mai tradito i Beatles, pur prendendoci degli spazi di autonomia e di, diciamo così, interpretazione. La cosa bella è che tutti dicevano: ma uguali ai Beatles, e invece non era vero. Ed erano quei pochi che non capivano niente. Che bello. No, io mi ricordo che stavamo provando Nowhere Man, che è un pezzo, vabbè, straordinario dei Beatles. E mentre stavamo cantando questa canzone, a me venne spontaneo aggiungere una quarta voce. Ti ricordi? Che se sentite bene il brano, non ci sta, perché là sono tre voci. E quando poi siamo andati al primo Beatles Day a Brescia, ne andammo là perché per caso io vidi su Rai 2questo festival, disse: oh, ma sì, non pur. E gli altri dissero: sì, ma tu pensi che siamo bravi al punto di... Certo che siamo bravi. Andammo là e praticamente ci misero quelli del festival, così il complesso dei meridionali, vero? Sì. Ma saremo all'altezza noi fra le prime band, quindi è vero. Mi ricordo che suonavamo tipo a Luna. Sì, tipo dopo i flauti, dopo il saggio dei flauti che suonavano nelle scuole. Però, andammo là e facemmo tre pezzi, perché dissi: visto che è un festival sui Beatles, molti andranno là con i brani più conosciuti dei Beatles. Invece noi andammo là con tre pezzi meno sputtanati poi alla fine dei Beatles, e andammo là e vincemmo questo primo premio. Ma non perché fossimo bravi a suonare le stesse parti dei Beatles, no, perché avevamo uno spirito diverso poi vabbè, c'era questa sintonia tra di noi, che appena io davo il four partavamo, cioè, peggio di un treno, insomma. A bomba. E quindi vincemmo questo primo festival. E poi di là, musical, abbiamo fatto, siamo stati da Baudo e tantissime altre cose. Nelle modalità rispetto all'oggi c'è una cosa importante che secondo me va detta. Quando noi dovevamo tirar giù le parti dei singoli quattro, non c'era il tutorial su YouTube che ti dice esattamente quali erano le posizioni sulla chitarra. Il disco era il nostro tutorial, o la cassetta. Nanzedret con la cassetta e col disco, e ovviamente non le tiravi giù perfettamente le parti. Quindi, diciamo, il nostro era un approccio molto empirico, che però aveva i suoi lati positivi. Vabbè, Anto, veniamo a noi, veniamo al tema della puntata. Sì, 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 assolutamente. Allora, Antonio, quanto conta una colonna sonora? Dipende dal film. Perché uno può scrivere anche la colonna sonora per un documentario, per una, che ne so, per uno spot. In realtà per qualsiasi cosa, diciamo che le immagini quasi sempre richiamano della musica. Mi viene in mente, leggevo un'intervista a Ennio Morricone che quando vide il montaggio di Mission disse al regista, a Radcliffe, disse: ma perché ci volete mettere la musica? Il film è bello già così.
Quindi segno che il fotografico era già eccellente. Ciò nonostante, la musica fu aggiunta e il lavoro del compositore è proprio quello di riuscire a entrare un po' nelle pieghe del fotografico, al momento giusto, con certo, le note giuste, con lo strumento giusto, quasi senza farsi sentire dallo spettatore. Conta molto. E noi stiamo ascoltando in questo momento proprio la colonna sonora di Mission. Magia. Mamma mia, guarda. Ennio Morricone. Vabbè, non è uno stronzo qualunque. Cioè, bravo Renato, parolaccia, complimenti. No, per dire, no, capito. Senti Antonio, ma da compositore, no? Cioè, comporre delle musiche, come nasce questo processo dall'ispirazione? Cioè, non è un processo unico, dipende, non ha una sola modalità. A me è capitato, ed è la cosa più complicata, di lavorare con registi che dicono fai quello che vuoi. È una cosa molto complicata. E invece altri che hanno le idee chiare e ti aiuta parecchio. Quindi in realtà a volte parti da un tema. Quando mi è successo con L'ultima mossa, che è il film su Piripicchio. Sono partito, volevo un tema circense, ero a Roma, avevo una tastierina e ho provato a giocare proprio con i tasti intorno a quel tema, poi è cresciuta tutta una parte sinfonica. A volte nasce empiricamente guardando il fotografico, guardando il montaggio e provando a suonarci qualcosa. Proprio con io, nonostante sia un chitarrista, il mio approccio alle colonne sonore è più pianistico, anche se non sono un pianista. È molto 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 vario in realtà. Oppure a volte il blocco, come ci si sblocca quando non hai idee, appoggi delle musiche di qualcun altro, certo, o anche tue precedentemente scritte, e vedi come funziona la scena. Io diciamo torno sempre a Morricone, ma anche a Bacalov, con cui ho fatto un po' di anni fa un corso di composizione di musiche per film. Buonanima di Bacalov, di Morricone, che diceva il compositore di musica per film è un artigiano, non è un artista, per cui gli dice al regista: dottor, come la vuoi la musica? La vuoi così? La vuoi colà? Diciamo, la parte artistica viene quasi in secondo piano o devi trovarti in punti in cui metterla. È più un lavoro di, come dire, di prove e riprove, di poggiare delle musiche. A volte cambia moltissimo l'effetto se la stessa musica, io faccio questo gesto perché diciamo sul sequencer, sui software, la musica la appoggi proprio così, cambia se la metti in un certo punto in cui c'è lo sguardo dell'attore, poi la sposti anche a volte anche soltanto di pochissimo, di qualche frame prima o qualche frame dopo, e l'effetto cambia sul fotografico. Quindi sì, è vero. Io dico sempre che è una magia. Senti, ma ti è capitato, vabbè, sicuramente sì, di pensare a un brano nuovo, quindi a una nuova colonna sonora, e magari ti sei, che ne so, hai messo un disco dei Beatles. Parlo dei secondi Beatles, quindi da Revolver in poi. Beh, Revolver... Già Revolver è un disco così vario che a noi ha insegnato che Beatles sono praticamente stati un laboratorio musicale prima che una band pop o rock o a prescindere dalle etichette, quello che vuoi. No, devo dire che i Beatles non sono un riferimento per me, per le colonne sonore, perché hanno un carattere così che viene così avanti che alla fine ascolti i Beatles. Non è un caso che Paul McCartney abbia provato due o tre volte a fare delle colonne sonore, ma non sono state, o meglio, lui ha scritto delle canzoni poi delle colonne sonore, tipo Vanilla Sky, sì, alla fine del film omonimo c'è un pezzo di Paul McCartney, chitarra e voce. Vabbè, poi per 007 hanno preso Live and Die. Sì, sì, certo. Senti, ma mai di commento, ecco. No, di commento. Sempre vero. Brani di, come dire, appoggiati a titoli di coda. Invece, come ti sei approcciato alla colonna sonora? Cioè, com'è nato questo feeling? La farò breve. Sì.
nel, diciamo, vorrei sfatare questa cosa che hai detto prima, musicista ok, compositore ok, attore, diciamo, ti stoppo qui perché la mia unica esperienza d'attore l'ha detto Renato, infatti, scusami, l'ho detto io. Ma scusa, c'è un motivo perché, scusa Antonio, vai. Quando io seppi che stavano cercando un batterista per fare il film di Sergio Rubini, Tutto l'amore che c'è, sì. Chiamai Antonio, dice, ehi, sono andato a fare sopra Rubini, ma vinca me. Io non volevo andare, non voglio andare a casa. No, vieni. Andammo lì a fare questo provino. Io fui scartato come batterista e lui fu preso come componente di una band. E infatti, se vedete il film, c'è Antonio che facevi la parte del cantante di una band. Del gruppo, giusto? Sì, del gruppo di amici del film. Però devo dire che quando poi firmai il contratto, andammo a cena. E anche io, ovviamente. No, sì, sdebitato. Fu bello, Silvia, che io andai là, feci il provino. Convinto, no? E dissi, ma vabbè, mo passo. Invece, niente, poi uscì la tipa con la lista, cioè con l'elenco dei nomi. Dissi, allora, passano, quello, possono andare a casa, Ciardo. Poi dici, vabbè, Antonio, io sto qua, mo aspetto un po'. Insomma, passano, Tuzza, posso andare a casa, e tutti gli altri. Ma vabbè, buono per Antonio. Terza volta, allora passano, Tuzza, e gli altri possono andare a casa. Fino all'ultimo. Allora passa, Tuzza, CB, mo, e che cazzo. Il bello è che gli diceva, no Renato, aspetta, dai, tanto mo mi scartano pure a me, ce ne andiamo. Invece no, lui arrivò fino alla fine, vabbè. Poi, infatti è nel film. Quindi, allora aspetta, la farò breve, no, perché questa cosa è importante. Tra l'altro, arrivo al punto. Fui preso come, diciamo, parte di questo gruppo di amici, di cui alcuni sono musicisti, ma io non ho mai né cantato né suonato davanti alla commissione del cast. E comunque, quando poi la voce che canta nel film è mia, è tua, sì. Ho scritto un testo per una delle canzoni della colonna sonora. La cosa che a me colpiva al cinema non era tanto vedermi la faccia grande, era ascoltare la mia voce che cantava. O quando passava il trailer in TV, sì. Il fatto di sentire la mia voce cantare mi colpiva. Si è aperta una curiosità sulle colonne sonore. Devo dire che è cresciuta gradualmente, perché allora eravamo ancora noi in tournée, sì. Io andavo sul set a girare per un mese, quasi due mesi, e dovevo poi, quando finiva il set, scappare per andare a suonare con il gruppo. Loro mi aspettavano sul palco e viceversa. E dopodiché trovai questo corso di composizione in musica per film a Siena, all'Accademia Chigiana, 2005 se non ricordo, e noi eravamo in tournée con tuo padre, facevamo Gianni Ciardo in Friends, sì. E quindi a un certo punto io dovetti interrompere la tournée, avevo già preso l'impegno, e quindi andai a fare questo mese stupendo all'Accademia Musicale Chigiana a Siena di full immersion di colonne sonore. E poi, sempre grazie alla famiglia Ciardo, fui contattato da un regista, da Vito Potenza. Vito Gius, che stava girando il film su San Nicola, di cui Gianni aveva cominciato le musiche, a un certo punto per altri impegni aveva interrotto. Quindi lui mi disse, vuoi continuare tu? E io, caspita, volentieri, insomma, fu stato un assist, come dire, importante, e quindi decisi di continuare. E quello è così, ho rotto il ghiaccio. Tra l'altro, diciamo, mi fu chiesta una colonna sonora, tra virgolette, quasi sinfonica, cosa che per me allora era abbastanza complicata. E però mi sono menato, e quindi ho continuato il lavoro di Gianni, è piaciuto, e poi da lì si sono aperte delle altre possibilità. Quindi ho cominciato così. Allora, Antonio, quanto conta la sensibilità per creare questo genere di musica? Quindi... È tutto. Scusami se... No, finisci, dai, dimmi. No, è questo. Ok, è tutto. Allora, io in passato ho tenuto dei corsi di composizione e creatività allo IED a Roma, all'Istituto Europeo di Design. Io non sono un tecnico, né un compositore, come dire, accademico. Quindi quello che cercavo di passare agli allievi era
la sensibilità alle immagini, non è soltanto do minore se dopo ci metti un fa o un si bemolle settima maggiore. Che triste. No, perché dobbiamo spiegare, che molti non lo sanno. Allora, il do minore sarebbe questo qua. Quindi maggiore. Vedi, c'è quella nota, c'è una bella differenza che fa cambiare completamente tutto. E quindi, come dire, la sensibilità è tutto. Quello che io cercavo di passare agli allievi era di cercare di capire come funzionano innanzitutto le immagini e poi che succede alle immagini quando tu gli metti la musica. Infatti tra gli allievi c'erano anche i montatori. Ecco. Non soltanto aspiranti musicisti compositori, ma i montatori, che il montatore non è detto che deve altro essere altro mestiere musicista. Difficilissimo. Caspita. Però il montatore è uno che lavora al frame sul montaggio, certo. Quindi diciamo deve approfondire e affinare una sensibilità alle immagini anche attraverso la musica. Quindi secondo me la sensibilità alle immagini è tutto. Si chiama sinestesia, cioè far funzionare contestualmente la musica e le immagini secondo come tu vuoi che funzionino, secondo il risultato. Poi ti faccio un esempio. Vai. Allora, uno degli esempi, degli esercizi che io davo a lezione era questo. Conosci Match Point di Woody Allen? Film geniale, geniale. C'è una scena in cui Scarlett Johansson e l'attore, che non mi ricordo come si chiama, lei è la fidanzata del, insomma, sono tutti e due impegnati, però insomma tradiscono i rispettivi. Sono praticamente cognati. Sono cognati, sì. E vanno in questo, sotto la pioggia, in questo campo, si guardano, dice: ma che stiamo facendo? Alla fine si baciano. Sì. Allora dico: bene, mettiamo una musica su queste immagini. Allora mettiamo prima la musica con i violini. Che effetto fa? Si amano, la musica vuol dire che c'è sentimento tra di loro. Bene, togliamo questa musica e mettiamo in un'altra. Stessa scena. Musica inquietante. Che cosa stiamo suggerendo adesso? Attenzione, sì, si baciano, ma c'è qualche fatto che o deve accadere, certo. Oppure stiamo dicendo: attenzione, non è una cosa proprio così positiva. Qual è la scelta di Woody Allen? Nessuna musica. Perché? Perché Woody Allen non giudica in quel momento, lascia allo spettatore il giudizio. Perché la musica, io ne parlavo con Franco Piersanti di questa cosa, poco prima del Covid ci siamo incontrati, un grandissimo compositore, e lui avverte moltissimo una certa responsabilità quasi etica della colonna sonora, in cui tu puoi suggerire dei significati. Chiaro. A Vito Potenza, durante la scena della traslazione delle ossa, disse: guarda, la possiamo raccontare in tante maniere, perché a seconda di che musica ci metti può essere la traslazione, certo. Oppure la traslazione con le aureole. E quindi la musica lì fa tantissimo. Quali sono le colonne sonore, secondo te, indimenticabili? Vabbè, ce ne sono tantissime. Troppe. Dal punto di vista... Guarda, me ne viene in mente una da un punto di vista del tema, del ritmo. Io sono... mi rimango incantato tutt'oggi da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Che è il film di Elio Petri con la colonna sonora di Morricone. È veramente geniale, ma ce ne sono davvero, davvero tantissime. Poi i grandi temi, che ne so, John Williams, da Indiana Jones a Star Wars, che prima si chiamava Guerre Stellari, non si chiama Star Wars. Vabbè. Ce ne sta uno che è morto anche lui. Che era il postino. Fiorenzo Carpi, che era quello che ha scritto praticamente le musiche di Pinocchio, questo telefilm che andò in Rai molti anni fa con Gino Lollobrigida, Manfredi, eccetera. E poi ce n'è. Gesù di Nazareth di Zeffirelli.
là c'è questa questa linea suonata da un contrabbasso che ti porta comunque là. Cioè io oggi, nonostante fossero passati 40 anni, 45 anni, ma non mi ricordo, dall'uscita del film, io ogni volta che sento questo contrabbasso dico, oh, Zeffirelli, quindi penso subito lì. Tu hai citato Pinocchio, Renato. Sì. In realtà a me hai fatto venire in mente, vabbè, siccome l'ha portato in scena anche recentemente, ha interpretato Geppetto, mi hai fatto venire in mente Roberto Benigni, e mi hai fatto venire in mente la colonna sonora della Vita è bella, composta da Nicola Piovani. Noi abbiamo un piccolo stralcio. Ah, abbiamo uno stralcio. Sì, sì, sì. Ecco qua, senti qua. Che mi piace tanto, non penso che a te, principessa, penso sempre a te. E ora, mamma, mamma, vedete che il babbo mi porta in carriola, non so guidare, da morire e ridere, siamo in testa. Quanti punti abbiamo oggi, babbo? Pio, corri, corri qui dietro, c'è quelli cattivi che urlano, andiamo. Dove? Di qua, vieni. Oh, vieni, dove? Oh, via, questa, la cosa bella è di questo momento, secondo me, è proprio questo gioco di questa musica che ti suggerisce un momento finalmente di serenità in un incubo che loro stanno vivendo, semplicemente perché riescono finalmente a risentirsi marito con moglie e figlio. Quindi lei prova questa sensazione, secondo me, di sollievo, e viene tutto accompagnato. È quello che ci suggerisce, no, infatti, Antonio, la musica, come ci stavi spiegando anche un po' prima. Allora, ti assicuro che la scena avrebbe avuto lo stesso effetto anche senza la musica. La scena, dal punto di vista del fotografico, delle battute, è chiara. Sì. Ovviamente, diciamo, l'intento era quello di affondare in quel sentimento, e quindi la musica sottolinea quel momento di tenerezza in cui c'è una riunione della famiglia, seppur a distanza. La musica ha veramente potenzialità, ma questo in tutto, anche quella che ascoltiamo al supermercato, che ci sembra musica casuale, potenzialità potentissime, con effetti potentissimi. Sì. Ci sono film in cui ci sono delle scene di lotta trucidissime, di sangue, splatter, con delle musiche. O per esempio, un esempio classico, sì, i carillon sui film horror. Sì. Profondo rosso. In cui... Aspetta che ora la cerchiamo, no? Sì, sì, sì. Così la facciamo sentire. Infatti, e proviamo quel leggero senso brividino di inquietudine. Ma infatti, ti ricordi, Silvia, quando venne ospite Marangolo? Sì. Vabbè, faceva parte dei Goblin. E lui ci raccontava che quando furono scelti come band per la colonna sonora Profondo Rosso, a parte il fatto che erano giovanissimi, avevo 23 anni, quella è l'età, e lui ci disse che sì, noi avevamo fatto questi pezzi così, ma cioè per i fatti nostri, nessuno ci aveva detto che magari avrebbero preso parte alla colonna sonora di un film. Poi va bene, hanno fatte altre 20.000. Allora hanno inventato un genere. Infatti. Cioè, hanno aperto la strada a questo tipo, in questo modo di commentare i film thriller. Questo non è un film horror, è un thriller. Hanno fatto scuola. È voglia. E infatti, poi gli altri film. Gli altri film dove sono stati chiamati appunto per fare colonne sonore, vabbè, poi si sono persi di vista, perché come ben sai, in ogni band c'è la testa. Vabbè, comunque, allora, su questo momento di polemica dobbiamo andare in pubblicità. In pubblicità è immancabile, vai, sigla, anzi, colonna sonora. Pensavi solo ai soldi, yeah. Il ciardatano.
Eccoci, eccoci tornati al Ciardatano. Allora, per tutti quelli inghimmati che si sono messi adesso all'ascolto della trasmissione, stiamo parlando delle colonne sonore. E abbiamo ospite l'amico, nonché musicista, compositore e attore, Satorino, e quant'altro. Anzi, no, cantante, perché Antonio c'è un'estensione vocale che non si capisce. Cioè, tu pensi che la Sting, non pensi proprio. E quindi stiamo parlando con lui appunto delle colonne sonore. Per chiamarci potete comporre il numero 080 501 46 68, oppure se volete mandarci dei messaggi vocali tramite WhatsApp al numero 080 501 9998. E a tal proposito, caro Renato, abbiamo un messaggio di chicca. Ah, che fortuna, vai. Ma buongiorno a tutti, scusate, sto in giro, sono andata a fare la spesa. Bella con un sonore, bravo Titti. Mamma, guarda fare, comunque bella le ciance. Infatti, allora, infatti. Come colonna sonora della mia vita, cioè mia colonna sonora preferita, mi vengono in mente quelle di Ennio Morricone. Ah, ma non è che non ha detto Gigi D'Alessio. C'era una volta in America... Nuovo Cinema Paradiso. Ah, brava, brava quella figlia. Con le straniere, le più straniere, l'unica che mi viene in mente è che io non resisto è Love Story. Quando la sento. Hai capito, mamma Chicca? Mia, mi piace un sacco. Non la facevo così, Silvia, ma per niente. Invece della mia vita, beh. Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, sto parlando di Ennio Morricone, stiamo parlando di Bacalo. Però di altri cantanti, una di Claudio Baglioni, Sabato pomeriggio, Solo tu dei Mattia Bazzar. Va bene. Che c'entra quelle colonne sonore? È la sua colonna sonora personale. Della vita. Che vita... Dire, allora, a parte che cosa c'è da dire di Mattia Bazzar? No, niente, no, di Mattia Bazzar. Titti, per favore. No, Titti, per favore, dai. Stiamo parlando delle colonne sonore, ma di Gigi D'Alessio, anche se comunque D'Alessio, oltre a essere un musicista straordinario, poi deve dire il fatto pianista, che va a fare i matrimoni. Quello ha iniziato come pianista di Mario Merola, Silvia. Ma c'è da... Quindi avrà composto sicuramente qualche colonna sonora per qualche film con Mario Merola. Sai che film? Quale? Cent'anni. Dove lui faceva la parte del figlio di Merola e so che ha scritto tutta quella colonna sonora. Ah sì? Oltre al brano storico. Sì. E Chicca non lo sapeva da fan, eh? Vedi? Vedi? Studia. Grazie, Chicca, maestro Giardo. Informati. Allora. Allora, io volevo chiedervi un'altra cosa, insomma. Per quanto riguarda, noi stiamo parlando appunto di compositori, è stato dedicato di recente anche un film al grandissimo Ennio Morricone. Ecco. Io purtroppo non l'ho ancora visto. Nemmeno io. Ecco, vedi, quello Nemmeno è bello, io. Non l'hanno visto. E quindi non mai dici. No, però potreste con noi un po' spiegarci certe dinamiche. Lui ha dato un tocco alla qualunque. Ti ricordi in alcune puntate anche Renato, abbiamo notato che persino sulla musica pop, la musica leggera, assolutamente il suo tocco sì, ha fatto sì. la differenza. Senti, io ho visto un piccolo frame del... di questo docufilm poi alla fine su Morricone, dove c'è lui che fa quindi quel c'è da dire che è suo, cioè l'idea di dover mettere nella musica pop, se vogliamo, è una cosa geniale, secondo me. Lo era già 50 anni fa quando assolutamente sì, assolutamente sì. Tu che pensi? Che è un richiamo. È una specie di... come il campanello... In molte... si fa nelle sigle questa cosa. Sì. Esatto. Augusto Martelli. Ma pensa... che ne altro so... altro genio. Goldrake. Voglio sentire Goldrake. Sono richiami. La sigla è un richiamo. Sai che abbiamo conosciuto noi a un Beatles Day il secondo anno, Vince Tempera. Sì. Altro musicista, arrangiatore. Cioè, quello ha scritto. Vai, vai, Titti, vai, falla partire. Una delle tante. Vince Tempera, maestro.
La cosa che non ho capito quel giorno, anzi in quell'attimo, è quando noi siamo scesi dal palco, che abbiamo fatto 4 brani, non mi ricordo quanti, che lui venne e disse: complimenti maestri, nude a noi. Queste sono cose che ti restano a vita, secondo me. Quindi vabbè, Vince Tempera, un altro brano. Io volevo approfondire questo fatto del richiamo, che trovo molto divertente. E infatti un altro brano che Antonio stava dicendo prima è Sapore di sale. Ti ricordi l'altro giorno che abbiamo mandato la primissima versione, Sapore di sale? Nell'intro si sente prima Titti, vai prima, senti. Si sente ora questa cosa, senti. Arrangiamento di Ennio Morricone. Sale, sapore di mare. Brano storico. Ti ha segnato. Quindi il richiamo cos'è? È un richiamo per l'attenzione, esatto. Spiegato. Sì, sì, un richiamo per l'attenzione. È una cosa tipica delle sigle. Perché magari stai facendo altro, pensa alle soap opera, quanto sono importanti le sigle, perché tu stai facendo altro in casa, c'è la TV accesa, sta partendo la... E senti, this is the time to remember Billy Joel. Io poi negli anni... Uno va a scoprire... Perché mia nonna Maria seguiva Sentieri. Vediamo, cioè, la troviamo. Ogni dì, e lì partiva... Tum, this is the time to remember. Poi ho scoperto, this is the time, ma è Billy Joel, che è proprio cioè, quello il titolo. Non è uno, Alexi. Anche Cionfoli ha scritto delle colonne sonore, molte sigle. No, è dopo. Cioè lì partiva proprio This is the time. E alle 14:30 invece andrà in onda anche Ricchi piangono. Anche i Ricci pungono. Che bella la musica, ragazzi, che bella. Io non so, neanche vorrei conoscere quelli che dicono no, a me la musica non mi piace. È una forma, lo so. È una forma, lo so. Leggevo, ti consiglio questo libro bellissimo di Oliver Sacks che si chiama Musicofilia, in cui lui è un, se lo ricordo male, un fisico, però si occupa di neuropsichiatria, e in cui c'è una malattia, si chiama amusia, in cui una persona non prova nulla nei confronti della musica, nessuna reazione, amusia. Quante colonne sonore hai composto finora e per quali generi? Allora, avrò fatto 3-4 film, e, molti spot, a qualche documentario, un paio di opere teatrali, che una, diciamo, l'ultima che ho composto è stata proprio questa, si chiama Ladro di Saponette, dell'amico che non so se conosci, Pietro Naglieri. Sì. Attore, regista, sì, Pietro, sì. Naglieri. E beh, diverse, insomma, da ognuna si impara qualcosa, soprattutto quando si impara che cosa, facendone tante, la lunghezza. Cioè, nel senso che una cosa è scrivere per 1:30 di film, anche se non devi scrivere 1:30 di musica, ovviamente. Certo. Una cosa invece quando devi scrivere per 3 minuti per uno spot, 30 secondi per uno spot o 15 minuti per un documentario. Si impara a gestire le risorse, le energie, i significati o i significanti in base alla lunghezza del lavoro, in base a quello che vuole il regista, insomma, questa è una grande palestra, scrivere per diverse lunghezze. Io sono uno che tende a scrivere poco, ma non per diciamo, no, perché ecco, questa è una mia. Questa è per i picchio. Che ci avevi citato proprio prima. Grazie Titti. La fisarmonica c'è Vinci Abbracciante. Bravissimo Vinci. Io in molti film, ma cioè, ti parlo anche di, che ne so, Verdone, non sento più questa voglia di, come posso dire,
rischiare con la musica nuova. Ma questo è venuto una cosa in generale. Cioè, molti mettono comunque brani vecchi, scritti magari 20 anni fa, 30 anni fa, sì, 15 anni fa. Condivido il fatto che effettivamente comunque in una colonna sonora si punta anche su un determinato pezzo, è sì. vero? Confermate, cioè questo pezzo un po' principe, tant'è che viene anche premiato agli Oscar, sappiamo, a livello internazionale, e abbiamo avuto degli esempi fantastici in questo senso, cioè nel corso del tempo ce li ricordiamo sempre un po' meno. Probabilmente l'ultimo che è rimasto particolarmente impresso è quello che ha composto Lady Gaga per quel film con Bradley Cooper, Star is Born, che è passato tantissimo anche in radio. Quindi quanto conta il brano cavallo di battaglia del film piuttosto che il tema portante? Perché io mi sono accorta che il tema portante un tempo era più totalitario, infatti. Esatto. Ora invece al massimo ti arriva un brano. È così? Oppure mi sbaglio? È una percezione sbagliata? Voi scritto che siete, magari insomma, 40 anni fa. Musicisti. No, lo chiedo perché facciamo un esempio. Sì, infatti, Top Gun ti è rimasta in testa. Vabbè, soltanto Take My Breath Away. Oppure abbiamo una clip del laureato. Del laureato Samuel Garfunkel, hanno fatto tutta la colonna sonora, però ti resta Mrs. Robinson e poi il pezzo finale, che è questo. Friend. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Io non impazzivo questa musica. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains. Bellissimo, bellissimo. Sì, parliamo sopra, sennò mo ci bloccano. Beh, questo è un esempio, no? Silvia, di... questo è, anche queste immagini qui adesso, sì. questo è l'effetto videoclip. Cioè, nel senso che qui è ovviamente protagonista la canzone, sta sì. commentando le immagini, però l'effetto è quello del videoclip, cioè l'effetto MTV, l'effetto, sì. l'effetto video music. E, in questo caso c'è come dire, una doppia direttiva. Mm. La musica aiuta il film e il film aiuta la musica, proprio la canzone nota. Io la cosa che non so... E se questa canzone fosse già nota prima del film? Sì, esatto, era una cosa che non sono riuscita a trovare. Okay. Però effettivamente a volte è capitato, come dici giustamente tu, che sono state adattate delle canzoni per... Che già c'erano. Credo che loro siano stati però in questo caso specifico assoldati per la colonna sonora. E infatti Mrs. Robinson credo l'abbiano scelto come nome proprio perché la Anne sì. Bancroft nel film interpreta Mrs. Robinson. Questa è la prima MILF della storia riconosciuta. È vero. Sempre a livello cinematografico, ora vi sfatticchio un po', c'è qualcuno che in Puglia, insomma, ha vissuto anche e ha composto una colonna sonora che conosciamo tutti, Antonio, tu sai anche che le fissazioni rientra nelle fissazioni di Renato, oltre Ben Hur, Cocoon, eccetera, eccetera. Ed è vabbè, e noi abbiamo anche un guarda che chicca. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi m'ha nuttata. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, Sid non torna,
brucia la terra mia e a brucia. Allora Silvia, devi sapere una cosa, che il testo di questo brano che abbiamo sentito adesso è stato scritto all'epoca da Pippo Rinaldi, sì, in arte Kabbalah. Sì. Che noi abbiamo conosciuto quando abbiamo fatto il musical sui Beatles. Però prima ancora di dirvelo, c'è la pubblicità. Ci vediamo fra poco. E qui raccontiamo un po' di cose. Restate lì, ma veniamo. Il ciardatano. Il ciardatano. Sì, scusate, stavo dicendo un fatto prima. E quindi Kabbalah, che aveva scritto il testo della canzone, appunto, fu contattato dalla produzione, la quale disse: senti, a noi piace tanto il brano, che vuoi 20 milioni subito, oppure magari se il film dovesse andare bene poi ti accontenterai della SIAE, insomma, dei diritti d'autore. Quindi, no, voglio 20 milioni subito. Salutiamo Pippo Kabbalah. Ottima scelta, bravo. Vabbè, ma magari non ci scommetteva, era comunque una cosa vabbè, un po' difficile. Giustamente, quello ha detto, meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ma la gallina poi ne ha fatte di uova, Non si capisce, è tuttora. Tuttora. Vabbè, tra è DVD, un capolavoro, messa in onda. Vabbè, non si capisce. Scusami, la stessa cosa è accaduta con Jesus Christ Superstar, che inizialmente, stavi per dire? No, una meraviglia, hai toccato un tasto per me, proprio. È il mio musical e colonna sonora preferita. Anche il mio. E, Yvonne Elliman, che è la cantante di Try Not To Get Worried, Try Not To Maria Maddalena. Esatto. Andrew Lloyd Webber e Tim Rice dissero: guarda, questo è un musicolino che stiamo mettendo su, ti diamo dei punti di diritti d'autore sul testo, sulla musica. E lei disse: no, io voglio i soldi. Si prese 200.000 lire, una roba del genere. Quella era hippie, voleva giusto farsi era hippie. Stiamo lì. Kabbalah non era hippie. Comunque, no, perché Pippo è sempre stato hippie. Pippi. Allora, no, la domanda che vi faccio su Nino Rota, che poi ha collaborato anche con il grande Federico Fellini, quindi ha firmato delle colonne sonore molto belle anche lui. Che legami ha con la Puglia? Voi lo sapete, no? No, dillo tu. Ha dei Vediamo legami se lo sai. Con Vai. Ha vissuto a Torremare. Noi siamo andati anche alla casa. Sì, no, c'è comunque una targa, no, non c'è più. C'era la mamma di Nino Rota che abitava proprio lì, e quindi è legato anche alla nostra terra questo grande artista, insomma. Beh, c'è il conservatorio pure. Esatto, è stato direttore del conservatorio, per tanti anni, quindi c'è da dire che siamo sempre una fucina. Sì. C'è il suo piano, scusami, ti ho parlato addosso. No, c'è il suo pianoforte in conservatorio. C'è il suo pianoforte dove è chiuso, però. E vabbè. Perché tengono caro. Dopo che ha messo le mani di Noro, chi le può mettere le mani? Cioè, in un taxi? No. A meno che domani, che ne so, tuo figlio o mia figlia o mio figlio diventano, che ne so, il nuovo Nino Rota di Bari, ce ne sai. Vabbè, avranno a loro volta un altro pianoforte. Questi sono i discorsi arzigogolati di Renato. No, devono suonare su quello, come facemmo noi agli Abbey Road Studios, ti ricordi? Che suonava il pianoforte, sì, suonato da George Martin, da John Lennon, Stevie Wonder, eccetera, eccetera. Allora, domanda per Antonio, compositore. Antonio, di quale genere ti piacerebbe comporre la colonna sonora? Di quale genere di film, insomma, o documentario su un determinato tipo di tema, di argomento? Il documentario è delicatissimo. Perché il documentario vuole in un certo senso documentare che... quanto tempo per rispondere? Però in realtà, diciamo, se ci metti la musica non stai più, stai commentando, non soltanto documentando. Genere musicale, cioè genere cinematografico. Che ne so, un film porno. Non mi piacciono i film d'azione.
Ma là c'è una sola colonna sonora. Vabbè, un film porno. Scusa, Titti, ci mandi la colonna sonora del porno? Ci vuole una clip? No, Titti, c'ha la sua del letto lì, delle molle del letto, Titti, quella vuole redare. Vedi, per esempio, negli anni 70 c'erano delle colonne sonore straordinarie, suonate da questo basso. Ciao. Ciao, come va? Sei sola. Andiamo di là. Dove? Ti devo parlare. Infatti, Titti, però prima devi mandarlo. Vai Tuzza, scusa se ti ho interrotto. È un genere, no, io credo di non essere a mio agio col comico, anche se poi il film di Piripicchio lo era in fin dei conti. Se dovessi dire dove mi sento a mio agio è più sul drammatico. Mi piace il do minore, mi piace molto. Come quindi, com'è sì, il do minore, sì. Renà? Ah, sentiamo l'accordo. Che poi un conto è farlo così. Un conto è. Questo è il dominio. Vabbè, ma non ci deliziate con un pezzo prima di chiudere, qualcosa che potete fare insieme? Vai, Io. Io. Chi? Io. Un po' scordata, mi sa che il sol o il si. Non so, una cosa insieme, che cosa? Nowhere Man. Improvvisate. Oh, and I Lover, non lo so. Il cavale di battaglia. Vai, vai. And I Lover. Me la ricorderò? Te la ricordi? All I do, and if you saw my love, you love her too, and I love her. She gives me everything and tenderly. Her kiss, my lover. Pa. Che bravi! Te la ricordi? One day you look to see I've gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Find that I have gone. Yes, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. E con questa canzone vi salutiamo e andiamo al mare. Ringraziamo al mare. Antonio. grazie a voi, grazie e Silvia. Mi raccomando, sentite la musica, che la musica è vita. Ciao a tutti, a domani. Peace and love. Oh, tappa, tappo, chatti. Oh. Tappa, tappo, chatti. Oh, tappa, tappo, chatti. Oh, tappa, tappo, chatti. Tappa, tappo, chatti. Oh, tappa, tappo, chatti. Tranquillo. Oh, tappa, tappo, chatti. Ciao. Oh, tappa, tappo, chatti. Tranquillo.
sin barista le mec du mon sima tranquil già che chiam che tut e a quan già chiama velim se qua almen se qua ne scardam le ua tappa tappa già ti tappa tappa già ti la fame ne manco già toc che le parole già niente la bocca ci può parlare tu di chassè fino alla fine non c'è maragà un sabato a sera non veli ma sei finché già che chiama per dimutir un timba fernuta par tutta la bioc e mo ma c'è a casa ma c'è a coc alla domenica cattiamo la pasta non chi le minze che t'anda basta ci tinde scevra cattiamo la live ci avanza qualche cosa pigliamo un mir si me pag chiuse si me nervus ste qualche iune che pure in zavus posto un kid che so comandante ci che sciocca la carta, la stop, la scopa, mo pure un burraco, le pecenine, le telefonine, le team so cangiare, non è più come a prima, a barre le strade, so chine de buche, se non fa attenzione, qua su la nuca, c'è poi un gomare, non giro due fan, dalla rabbon, la putra sperana, può fare vecchio, destra, pinella, che di che faccio, scagliozze, fritelle, beat, guagnone, guagnette, freedom beat, passa mezz'ora, gestoni doli, le care cacchiacchie, la barre su assente, se non fa attenzione, tu passa lo wè, posto un kid che faccio un stile, ci vizio con non deve andare sto la persona le stanga a cazzo chi che fatica ne se faccia un mazzo questo paese vale se cangia ma non è cazzo mo te ingrafa tappa tappo tatti tappa tappo tatti tappa tappo tatti tappa tappo tatti Vai Radio TV pure sopra Facebook di Giardatano. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore.